vestami c'è tena na din do dor o sande niente più mie zasti gande suona samme scapura vede dovavano l'ana canone vanità. Ben ritrovati cari amici giglianti, dopo una intensa e brevissima pausa pasquale ritorna il rituale rito delle questue, tant'è che domenica 16 aprile a partire dalle ore 9.30 vi sarà la questua del Gie del Calzolaio con i messi di festa comitato uniti e mai divisi. Questa sera saluto i nostri amici messi di festa. Buonasera. Ringrazio a nome dell'associazione Save Group per aver accettato questa intervista. Buonasera ragazzi, buonasera a te Carolina. Io ricordo ai nostri amici che ci seguono da casa che domani sera alle ore 20.30 sulla piazzetta Immacolata ci saranno le prove della fanfara del Giglio del Calzolaio, giusto sì, ragazzi? Sì, giustissimo, bravo. Quindi ragazzi, giugno 2023, finalmente ritorna la nostra amata festa di Gigli dopo 3 anni di stop forzato a causa del Covid. Che emozioni state provando in questo momento? L'emozione è tanta. Non ti dico l'ansia che ci sta prendendo ovviamente in questi giorni. Finalmente si è avvicinato il momento e niente, stiamo, come ti dicevo prima, pieni di ansia per domani sera, sperando, tempo permettendo, perché si presuma che il tempo non sia dei migliori, ma siamo pronti, prontissimi con tutto, musica, cantanti, noi qua tutti quanti, già lo eravamo, adesso più che mai. Speriamo bene e che San Paolino ce la mandi buona. Andrà tutto bene. Grazie. Quindi come avete vissuto questi 3 anni senza la festa dei Gigli? Questi 3 anni senza la festa dei Gigli, anche perché non potevamo incontrarci tra di noi, ci telefonavamo, videochiamate, ci sentivamo, comunque siamo stati sempre un gruppo unito, compatto, tutti verso lo stesso obiettivo, di portare questo progetto avanti fino alla fine, fino a quando non ci sarà la ballata del Gigli e anche oltre, perché noi comunque siamo tutte persone che più o meno ci conosciamo da tempo e quindi continueremo anche dopo il Gigli, perché siamo veri, veri amici e siamo tutti quanti uniti. Sì. Anche a Gigli dell'abbattimento del Gigli, il nostro gruppo, noi saremo sempre come lo siamo sempre stati, amici, fratelli, e quindi continueremo finché il nostro Gesù e San Paolino ci aiuterà a respirare e stare in vita. Questa è la nostra forza, sì. Essere uniti, essere amici, fratelli, anche per chi sta fuori, perché abbiamo 4-5 ragazzi del gruppo che stanno fuori, ma è come se stessero qui con noi. Un ottimo gruppo, vi ripeto, tutti fratelli, tutti amici, tutti quanti concentrati verso lo stesso obiettivo. Certo, anche perché poi l'amicizia è un elemento fondamentale del vostro gruppo. Sicuramente. Indubbiamente. Quindi nel 2019 avete presentato la domanda del Gigli del Calzolaio, quindi c'è stata una motivazione che vi ha spinto quindi a fare il Giglio? In verità, un giorno parlando con Ernesto, un altro amico nostro che non sta qui con noi, è nata l'idea di fare questa domanda per il Giglio. Il nostro sogno era fare il Calzolaio e vedendo quello che siamo riusciti a fare ci stiamo riuscendo. Bene. L'idea era quella di fare prettamente questo Giglio qua e il nostro obiettivo, ti ripeto, non è stato facile. Non è stato affatto facile perché abbiamo avuto tanti ostacoli, però alla fine ce l'hanno fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ah, principalmente voi. Vabbè, tutti quanti. Infatti manca poco alla questua, poi a Giugno Nolano. Sì. E come diceva Giovanni,
siamo tesi proprio perché l'obiettivo è vicino, sì. E quindi dopo tanti anni, sembrava lontano, ma sì. Ora è vicino. Sono passati velocemente questi tre anni. Sono passati molto anni. Velocemente. Molto velocemente, quindi immagino quindi la vostra gioia. Ah, in dubbio, la gioia è tantissima, la gioia è tantissima anche perché siamo tutti devoti a San Paolino, sì. Come sì. Puoi ben vedere qua, sì. Si parla solo di San Paolino. Quindi la nostra gioia è quello di fare il fiore a San Paolino, certo. Con tutto il cuore. Anche se per lui è il secondo, anche per, sì. Che già ha avuto modo di essere maestro. Sei un veterano. Ecco. Sì, diciamo, su questo aspetto sì. È sempre calzolato. È sempre calzolato, sempre calzolato. È affezionato, no, a questa corporazione. Sì, 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 ma non c'è due senza tre. No, basta. Ma dire mai. No, è il discorso... Sembra da fuori forse sembra una cosa facile, sì. Ma chi ci sta all'interno certo. C'è molto dispendio di energie certo. E tutto quanto. Sì. A volte cioè, dall'esterno sembra tutto normale, vabbè, sai, di solito si dice vabbè, ma che ci vuole? Anche perché da quest'anno in poi sono cambiate tante cose. Le regole sono cambiate. Sia burocratiche che normale. Insomma, la cosa è diventata un po' dura pure per fare il giro. Sì. Ma pure perché ci sono state 3 anni ferme, insomma, sì. È stata una quindi cosa... Quindi bisogna adeguarsi un po' a sti leggi europee, insomma, la cosa... Grazie a Mark che si sa muovere molto bene, ecco, per quanto riguarda tutto questo tipo di documenti, insomma, c'è voluto e ancora oggi stiamo ancora... Sta lui in fase di... Gli ultimi preparativi, diciamo. Tra certificati, scia, domande, insomma. Quindi tutto è un po'... a livello di sì, tutto sì, livello la festa legale, è insomma, sì, sì. Di sicurezza. Sì, sì. Tutto a livello, sì, sì. Molta quindi, sicurezza, diciamo... ben voluta, sì, eh. Certo, certo. Ben voluta, diciamo obiettiva. Che questa è una cosa positiva. Positiva, sì, assolutamente, assolutamente. Rispetto agli anni passati. Sì, indubbiamente. Ci sono tutte queste norme. Controllo certo, anche. Certo. Sì. Quindi l'organizzazione a causa del Covid si è arrestata tutto ad un colpo, insomma. Come avete fatto a mantenere tutti gli impegni presi prima del Covid, insomma, impegni con lo staff, come avete fatto, insomma? Rispondo io. Noi prima del Covid eravamo già pronti. Diciamo che noi sì, dovevamo... anche perché era la prima quest. Era sì, la prima quest. Verso fine marzo, mi pare. No, sì, ci mancavano 10 giorni. Già eravate quasi pronti. No, noi avevamo tutto pronto. Noi avevamo tutto pronto. Difatti dovevamo uscire. E gli impegni come si mantengono con tutto lo staff? Avendo contatti con loro, insomma, tra telefonate quando non ci potevamo vedere... ci sono state tante di quelle videochiamate cose ma con tutte un po' in tutte prescindere le dai maestri di festa sì, anche sì. Con lo staff e tutto certo. Ma giusto per tenere il gruppo unito ovviamente c'è stata una sospensione un po' in generale per tutto quindi anche noi abbiamo avuto una pausa di riflessione sia economica, fisica, morale quindi al momento in cui c'è stata la ripartenza automaticamente noi già, siccome eravamo prontissimi, ci è mancato poco e quindi eccoci qua, pronti per il via. Anche, via. Anche perché con il nostro staff siamo stati una famiglia, tutti. Tutti. Il comandante, sì, dei sì, microfoni, sì. Della paranza, tutti. Certo. Quindi come vedete la festa di G del 2023 dopo la pandemia? Come la vedete? Non lo so, non... In questo momento, no, cioè non è facile. Non è facile, sarà bravo, un esatto. Interrogativo per tutti. Esatto, sarà una cosa... Essendo stato fermi per 3 anni e fare una ripartenza adesso è punto da capo. Certo. Sarà una festa nuova con nuove leggi. Io penso, secondo me, la festa in sé per sé sarà quasi sempre uguale. Poi... È tutto da vedere e aspettiamo e vediamo cosa succede, sperando bene, sempre nel bene. Noi ci auguriamo di fare una festa serena, tranquilla, di divertirci, far divertire soprattutto. E auguriamo a tutti quanti una festa nei migliori modi possibili. Quindi come vi state organizzando con gli altri messi di festa? Avete avuto dei contatti con i messi di festa delle altre corporazioni?
Sì, parecchie volte ci siamo visti tramite le riunioni che ha fatto la fondazione, abbiamo Diciamo che scambiato teniamo pure un gruppo anche un gruppo WhatsApp WhatsApp con tutti i dove maestri festi, ci quindi. scambiamo idee, messaggi, saluti. Sì, ci siamo tenuti sempre in contatto, un po', ti ripeto, tramite le riunioni fatte con la fondazione, perché poi ognuno ha i suoi impegni, Certo. giustamente. E un po' anche tramite questo gruppo, e anche fisicamente, insomma, ci Sì, siamo sì, sì. parecchie volte incontrati tra caffè, insomma, chiacchiere e roba va. Bene, quindi avete parlato della fondazione, quindi avete avuto già contatti con il nuovo direttivo della fondazione? Certamente, certamente lo conosciamo, bravissima persona, ma tutti i componenti della fondazione. Sono delle persone squisite a cui va il nostro saluto. Esatto, salutiamo tutti della fondazione che si Ma regge. indubbiamente, secondo me non potevano scegliere di meglio per È quanto ci vero, riguarda. è vero. Certo. Condivido. Quindi domenica ci sarà la questua, come vi state preparando? La questua è un punto interrogativo per tutti. Forse gli anni passati si viveva diversamente, ma venendo da 3 anni di Covid. La, il Anche molta discorso incertezza. c'è molta incertezza, ma noi comunque il grosso l'abbiamo Sì. fatto, quindi di conseguenza andiamo per la nostra strada. Allora, qualcuno di voi mi parli un po' dello staff del calzolaio? Cantanti, musica, la varanza. Allora, abbiamo i cantanti, Felice Parisi, che è un cantante storico delle Storico, feste dei felice, Gigli. Poi abbiamo un nuovo cantante che è la prima volta che si affaccia sul sì. New Entry, Polino Stefanile. Stefanile, che salutiamo a tutti e due. Poi abbiamo la Varanza, la mondiale, la Varanza Barrese. Abbiamo Che la salutiamo musica, pure a Salvatore Battaglia e a tutti i sì, responsabili della Varanza. la musica, Michele Greco. E poi L'impianto l'impianto Raffaele Lieto Lido. e le riprese Giugno. E poi ci siamo noi maestri. L'elemento più importante, insomma. Per quanto riguarda invece le Però volevo canzoni, ricordare sì. che come presidente teniamo Vittorio Ah, Scafuri. benissimo, che salutiamo Persone anche il caro Vittorio. salutiamo, stasera non è presente con noi per motivi di suoi personali e quindi salutiamo perché merita Certo, Vittorio, merita un Vittorio, saluto. Vittorio Sì, merita merita un tanto. grande enolano, Lui, un grande appassionato amante. della Nolano Doc, Sì, veramente in Nolano questo Vittorio, caso sì. come tutti la Paranza e i cantanti e tutto qua, ma non potevamo scegliere presidente migliore Certo. Vittorio oggi Scafuri. sul mercato Vittorio, sì. Nolano. Stiamo facendo Per calciomercato. quanto riguarda invece le canzoni, chi le ha composte come paroliere? Chi avete come Noi paroliere? ce l'abbiamo in casa il Ah. paroliere, è Rosario Aganfur. Sì. Anche Salutiamo anche Rosario, senza Rosario. ricordare Rosario, poi dopo, domani Anche se lui non ci so rimprovera. se ti ha fatto qualche chiamata in privato perché ci teneva tantissimo a No, no, farla non ha. domani, perché però purtroppo non è stato possibile. E vabbè, faccio posto due, non ti Vabbè, poi non preoccupare. mancherà occasione di sentire Rosario anche durante Sì, la sì. festa, non mancherà Anche occasione. se, anche perché lui effettivamente ci tiene pure sta Certo, cosa di sì, essere. lui è un amante dei Gigli. Sì. Comunque Veramente ha fatto delle sì. canzoni bellissime. C'ha proprio delle Guarda. cose storico e poi lui è detto bene, è amantissimo Sì, dei Gigli. Rosario, sì. È impressionante, ma sa tutto e di più. Sì. È un'enciclopedia Sì, dei Gigli. è È vero, è memoria un'enciclopedia storica. dei Gigli. Quindi, vedendo le canzoni, di cosa parlano le canzoni? Di che parlare? Del nostro sangue. Non so, il titolo Allora, della del canzone, la nostro canzone potrei dire L'Alzata. che Sì. l'Alzata parla totalmente della fede che questo Giglio ha verso San Paolino. Penso che non ci sia una canzone migliore che rispecchi la fede verso San Paolino. La rispecchia in tutto e per tutto. Poi c'è la canzone della bandiera, bellissima, Bellissima. e penso che Ascolteremo. già molti la conoscono. Una bandiera che non può essere sottomessa a ricatti, che quando c'è fede c'è sempre tutto e per questo ora ci sta con noi. Poi ci sta la girata e la marcia, che sono, diciamo, il contenuto principale e la forza della paranza in quel caso, quando appunto la girata,
parla nel momento in cui si incrocia il cullatore, lo sguardo col capoparanza. In quel momento ci sta molta grinta, forza. Certo. E penso che la mondiale sia la paranza adatta proprio per quelle canzoni. Sì. Esatto. Quindi adesso venendo quindi al corteo della Questua, dove parte il corteo? Ci raccontate un po', signora? Sì, da Piazza Paolo Maggio. Ci sarà quindi il corteo. Abbiamo parlato prima della Varanza. Che rapporti avete con i responsabili della Varanza? Uno dei responsabili della Varanza è il maestro di festa insieme a noi, Armando 13, che salutiamo. Man mano li stiamo salutando un po' tutti. Nessuno, ragazzi. Il rapporto, i ragazzi sono splendidi, devo dire la verità. Abbiamo avuto modo di intervistare Armando a Barra l'anno scorso, veramente una brava un gruppo di ragazzi. Molto affiatati, amanti della festa, sì, molto educati pure. È vero. No, infatti, anche su questo, secondo me, non potevamo scegliere migliore. Dopo li salutiamo un poco tutti, perché poi dopo questo andrà. Quindi al termine dell'intervista saluterete un po' tutti. Invece la postazione del calzolaio, già l'avete scelta? Piazzetta Immacolata. Piazzetta Immacolata. Quindi sì, è una piazza molto vasta, quindi chi viene da fuori Nola si troverà quindi il vostro giglio. E per quanto riguarda il rivestimento, è già stato scelto, ci potete dire qualcosa, progettista? Il rivestimento di solito è una sorpresa, però ma comunque è qualcosina, possiamo... un po' astratto, un'arte astratta, sì. Però molto bello. Un giglio moderno. Esatto. Vabbè, quindi poi lo vedremo. Lo vedremo. Dalle riunioni con la fondazione sono emerse già delle prime direttive circa la processione dei gigli, non sulla processione pomeridiana, mattutina, c'è già qualcosa, qualche direttiva che vi è stata data? No, dobbiamo andare, ci hanno già chiamato per il 19, sia per il sabato che per il sabato dei comitati. E per i cantieri, mi sembra, della costruzione dei gigli, diciamo. Quindi saranno diversi i cantieri oppure saranno quelli da quello che si vocifera, sì, però di certezza non ne abbiamo, abbiamo la riunione la settimana prossima. Esatto. Quindi avete già programmato la festa del vostro giglio, non so, le serate, se già no, avete contattato questo ancora, non l'abbiamo fatto ancora. Ancora tutto prezzo. Sì, ancora, questo è allo stato prezzo. Abbiamo programmato fino a domenica. Da lunedì quindi si ricomincia. Si ricomincia a riprogrammare. Noi facciamo un passo per volta sperando di farlo bene. No, sicuramente andrà tutto bene. Ti ringrazio. Quindi siamo all'ultima domanda. Che auguri volete fare ai maestri di festa e al popolo nolano? Che auguro possiamo fare? Che la festa di quest'anno sia più bella degli anni precedenti e che vada tutto liscio e tranquillo. Che ci sia soprattutto divertimento, gioia e fede nel santo. Certo. Bravissimo. È una festa un po' più cattolica. Sì, non guasta. Sì, infatti noi ci aspettiamo una festa carica di fede, anche perché 3 anni senza la festa, questi 3 anni si sono fatti sentire senza la festa dei gigli. Quindi già l'anno scorso che c'è stata la processione di San Paolino è stata già un primo passo verso... Una forte emozione, devo dire la verità, una forte emozione. Vedere il busto riuscire dopo due o tre anni dalla chiesa è stato veramente molto commovente. Anche perché noi in questi 3 anni abbiamo perso vari amici nolani, Covid, un po' improvvisamente. Non ne parliamo, è stata anche insomma una gioia, una speranza di vedere il busto di San Paolino uscire dal tumulo, sì, benedire Nola. Sì. Quindi questo è già stato un passo importante verso la ripresa della festa dei gigli, così come le serate che furono fatte l'anno scorso. E 2 gigli e la barca poi costruiti in piazza. Certamente. Quindi ci aspettiamo sicuramente una festa carica di fede, più cattolica insomma rispetto agli anni passati, e quindi questo è anche il vostro ruolo, il ruolo dei maestri di festa, essere baluardi della fede per San Paolino. Io vi ringrazio per questa intervista, un grandissimo in bocca al lupo per domenica, anche per domani. Sicuramente il tempo sarà clemente con voi, non vi preoccupate.
così verremo ad ascoltare le canzoni d'occasione, ma le ascolteremo anche domenica. Aspettiamo. Volete fare dei saluti? Sì, vogliamo salutare gli altri maestri di festa che non sono qui con noi. Un saluto ad Alfonso Giuliano, il figlio della signora, Sebastiano Giuliano, l'altro figlio della signora, e a Giovanni Cutolo. Gli altri li abbiamo nominati, sì, man mano. Coloro che non hanno salutato durante l'intervista. Un saluto a tutti. Benissimo, allora io saluto tutti quanti voi, ci vediamo domenica alla Questa, aspettiamo, ma anche domani alle prove della musica. Un caldo abbraccio e viva San Paolino! Sempre, sì, viva, viva San Paolino! Arrivederci.